E questo è stato l'episodio. Allora, ci tengo a precisare che, boh, nel senso forse siete stati un po' esagerati perché avevo letto in chat 9,5 con molta calma, cioè nel senso, ok che è stato un episodio figo, ma manco a dargli 9,5, cioè che cazzo, mica mi hanno fatto vedere Gesù Cristo questo episodio, abbiamo avuto episodi nettamente migliori. Però sì, è decisamente bello, più che altro per il semplice fatto che già le cose si stanno muovendo parecchio. Non che mi aspettassi chissà cosa, anzi, come dicevo anche con Arcanthos, io mi aspettavo un episodio tranquillo che era stato lo scorso, e già negli ultimi due episodi che le cose si smuovevano un po'. Non pensavo così tanto già in questo episodio, pensavo che solamente nell'ultimo episodio avremmo avuto cose assurde, però sì, no, decisamente un bel episodio. Niente, un bel episodio questo. Allora, vi posso dire che sono leggermente. Allora, è un misto, sono leggermente deluso da una parte, ma contento dall'altra per quanto riguarda il Diavolo Futuro, ovvero mi piace molto come personaggio, cioè mi piace molto la personalità del Diavolo Futuro, è fighissimo. Mirai Psycho, cioè è proprio quel tipo di personalità di quel personaggio cazzone, ma allo stesso tempo molto forte, che è il Diavolo Futuro, quindi mi piace molto il tipo di personalità che ha, ma mi aspettavo di più. Cioè, mi aspettavo di più dal punto di vista proprio della conversazione con Aki. Alla fine, cioè, sì, ha visto il futuro, gli avrebbe pure detto, questa cosa interessante, gli avrebbe detto come moriva Aki, ma non gliel'ha detto, alla fine, perché Aki non ha voluto. Però è finita lì, cioè non sappiamo bene che potere gli ha donato. Per adesso abbiamo scoperto nel finale dell'episodio che gli ha dato il potere di vedere avanti nel tempo, ma non sappiamo per quanto tempo, forse è una cosa limitata e non credo che sia solo questo il potere. Cioè, è forte, per carità, è forte. Tra l'altro, è il potere che mi ricorda. Chi cazzo è che. Chi cazzo è di altro in un anime che aveva sto potere qua? Ce l'ho sulla punta della lingua, ma non mi viene. Che poteva vedere dall'occhio il futuro. Rudeus? Sì, forse Rudeus. Forse proprio Mushoku Tensei. O Summertime. È vero, no, no, no. Stavo pensando a Summertime. Stavo pensando a Summertime. Perché a livello di anime recenti. Perché là c'era proprio questa cosa dell'occhio che vede il futuro ed era il singolo occhio, quindi sì, più Summertime di Mushoku. Comunque sì, ripeto, bello l'inizio, cioè mi piace molto, mi sta molto simpatico il Diavolo Futuro, ma forse mi aspettavo che gli avrebbe conferito dei poteri più forti o che gli avrebbe rivelato delle cose più interessanti, anche se adesso parleremo di quella cosa riguardante come potrebbe morire Aki, ma ne parliamo dopo con Arcanthos. Per quanto riguarda poi, vabbè, la parte con Makima, abbiamo scoperto che ovviamente Kishibe e Makima si conoscono e soprattutto che Kishibe sa come si comporta Makima, quindi sa dei piani che architetta e che probabilmente lei sapeva di tutto l'attacco che hanno fatto alla sezione speciale, ma che non ha fatto niente. Tra l'altro, Makima dice di fare tutto questo per il bene dei cittadini, ma palesemente è una bugia. E quando Kishibe glielo fa notare che stai a sparacazzate, Makima. Beh, forse sì, forse sì. Quindi rimane sempre questa incognita di quale potrebbe essere l'obiettivo di Makima. Io comunque per adesso continuo a pensare che lei sia dalla parte dei buoni, per adesso. Cioè, da come ha parlato e da quello che abbiamo visto anche andando avanti nell'episodio, quando ha parlato anche con i mafiosi, con le frasi che ha detto, mi è sembrato comunque che ce l'abbia contro. No, non proprio che ce l'abbia contro questo tipo di persone, ma che, cioè, non sia per adesso almeno una cattiva al 100%. Forse fa ancora parte dei buoni, dello Stato in questo caso, perché lei parla dello Stato che deve controllare le persone e deve evitare, de deve controllare il male necessario. E tra l'altro mi è piaciuta molto la conversazione che ha avuto, anche perché quella cosa degli occhi è molto inquietante, quando gli ha tirato fuori gli occhi di tutti i cari di queste persone, cioè di tutti i mafiosi, e ha anche detto che c'è una persona nella pubblica sicurezza che può rimetterli a posto. Secondo voi a chi si riferisce? Nel senso, una persona che può rimettere a posto le cose, cioè che può rimettere a posto degli occhi a tutti i loro cari. Per adesso non penso che l'abbiano fatto vedere perché non si è mai visto qualcuno con dei poteri di guarigione, di rigenerazione. Ora sappiamo che lei deve essere per forza un diavolo. Allora, non è proprio non abbiamo la certezza. In realtà non abbiamo la certezza, però dalla conversazione che abbiamo avuto con Kishibe sembra di sì, perché Kishibe gli dice fin quando starai dalla parte degli umani continuerò a farti fare quello che vuoi. Quindi, dalla parte degli umani, l'ha quasi fatta intendere come se Makima non fosse un'umana, ma fosse un diavolo. Quindi sì, potrebbe essere che la teoria che avevo detto che Makima è un diavolo è giusta. Un diavolo dalla parte degli umani, però, per qualche motivo. Quindi sì, penso che sia giusto, però toccherebbe vedere. Poi, per quanto riguarda anche i poteri di Makima, abbiamo scoperto, come abbiamo visto da questa scena con i mafiosi, che lei può uccidere, come qua, quando al mafioso gli cola il sangue dal naso, l'abbiamo pure visto verso la fine dell'episodio, che lei uccide anche in altri modi. Cioè, non uccide solamente spiaccicando le persone, ma probabilmente grazie a
il fatto che lei conosce il nome e il cognome può uccidere a prescindere, come Death Note alla fine. Cioè, penso che il potere di Makima sia tranquillamente paragonabile a un Death Note. Lei, se sa il nome e cognome, ti può ammazzare in qualunque modo, che sia in questo caso forse per arresto cardiaco o quel che è, o che sia che ti spiaccica, ha, diciamo, una sorta di potere assoluto sul tuo corpo. Tra l'altro, i mafiosi hanno anche detto che teoricamente loro, questi tizi, stanno agendo per conto del diavolo pistola, ma non per conto della mafia, cioè che si sono fatti convincere da questa tizia qua, e toccherebbe capire come. Mi è piaciuta anche molto la parte in cui hanno presentato tutti questi diavoli qui, il diavolo squalo, che è figo, ha il potere di Mirio di My Hero Academia, palesemente. Anche il diavolo violenza, che addirittura c'ha questa maschera che inietta, che gli sparge, cioè, come dire, del veleno per tenerlo inibito perché è troppo forte. Quindi wow, interessante. Non so perché, ma pensavo che questo diavolo qua, quando si è visto nell'opening, pensavo fosse un cattivo. Da quando si era visto nell'opening credevo che lui facesse parte dei cattivi, per qualche motivo. Però a quanto pare no. Poi abbiamo anche avuto il diavolo ragno, che non mi piace. Cioè, nel senso, non trovo che abbia un potere così figo. È sia inquietante, sia, per adesso non mi sembra così forte, però boh, staremo a vedere. E per finire abbiamo avuto il diavolo angelo. Mi pare l'hanno chiamato così, sapete, non lo so, l'hanno chiamato Diavolo Angelo. Comunque sì, Diavolo Angelo che per qualche motivo si è mangiato un pezzo di zombie, non so il motivo. È il Diavolo Angelo, sì, che qualunque cosa, è un diavolo particolare, non è ostile con gli umani, però se lo tocchi ti risucchia la vita. Quindi come ha detto anche Adachi, non mi toccare perché se mi tocchi ti perderai degli anni di vita. E particolare, particolare, questa cosa forse varrà pure per i diavoli? Non lo so, però di certo gli umani perdono anni di vita. Per adesso in realtà non abbiamo capito bene che potere ha, a parte questa cosa che perde, cioè che toglie gli anni alle persone. Abbiamo visto che cioè che usa le ali, in questo caso, per proteggersi dai proiettili. E poi boh, se non è ostile con gli umani, forse vuol dire che... Sì, non è ostile manco contro le persone cattive, cioè forse non vuole uccidere gli umani, a prescindere. Tra l'altro, una domanda. Questi qui sono tutti diavoli stile Power? Cioè sono Majin, quindi dovrebbero essere cadaveri che sono stati posseduti da un diavolo. Sono tutti simili a Power, per capire. E ha la voce di Ox, sicuro là ha la voce di Ox. Il tizio della peste dovrebbe avere la voce di Ox. Sì, Majin in stile Power, perfetto, perfetto. Quindi sì, direi che ci siamo. Nel senso, questo è stato l'episodio. Non mi aspettavo già da adesso che combattevano. Cioè già che dal secondo episodio, dopo la morte di Meno, già succedeva questo devasto. Però vabbè, in realtà ci può stare, da un anime come Chainsaw Man. Qua vediamo tutti morire. Tra l'altro ci sarebbe da capire un attimo il potere di questo diavolo serpente, perché mi sembra un po' troppo forte. Nel senso, il diavolo serpente l'abbiamo visto mangiare il diavolo fantasma nell'episodio di Meno, però gli aveva staccato la testa, e non solo, gli aveva staccato la testa al diavolo fantasma e poi l'aveva risputata, non è che se l'era tenuta. Quindi non ho ben capito questa cosa che lei, tramite il diavolo serpente, è riuscita a evocare il diavolo fantasma e addirittura a farlo combattere per lei. È un po'... potrei capire se magari l'aveva mangiato, cioè il serpente aveva mangiato il fantasma e se l'era tenuto, quindi in qualche modo aveva fatto qualcosa, però da come abbiamo visto appunto nella... E in quell'episodio lì il serpente gli ha staccato la testa, poi l'ha risputata. Quindi un po' particolare, sinceramente. Non so come abbia fatto a fare questa cosa, ma soprattutto come abbia fatto a convincerlo a stare dalla loro parte. Però pensavo fosse morto, più che altro. Bisogna vedere se ha stretto un patto col diavolo fantasma. Più che altro, da quello che avevamo visto, il diavolo fantasma sembrava morto. Però sì, forse come dici tu, potrebbe semplicemente aver stretto un patto da diavolo serpente a diavolo ladro. Quindi sì, o è un potere del diavolo serpente che magari i diavoli che uccide li può comandare, oppure ha semplicemente stretto un patto con il diavolo fantasma, però non lo so, è un po' particolare. Quindi in realtà, raga, questo è stato l'episodio e adesso entreremo nei dettagli con Arca, però prima di questo diamo il voto. Sì, raga, il 9,5 probabilmente stavate un po' scoppiatelli, perché ripeto, è stato un bel episodio, ma diciamo che non è che sia stato incredibile, sinceramente. Abbiamo avuto, sì, delle scene fighe per quanto riguarda Makima. Il diavolo futuro è stato interessante. La parte in cui hanno presentato gli altri tizi della pubblica sicurezza, gli altri Majin, è stata figa. Però, cioè, nel senso, finisce là, non è che è stato un episodio proprio atomico. Detto questo, io stavo pensando più a un 9 meno, un 8,5, 9 meno. Però vediamo un attimo che voto ho dato agli scorsi episodi. Allora, a Chainsaw Man ho dato un 8,5 allo scorso episodio.
Sì, in realtà un 9 meno ci potrebbe stare. Fammi rivedere un attimo lo scorso episodio. Cioè, alla fine lo scorso era molto più tranquillo, molto più easy, anche a livello di informazioni, a parte Kishibe non è stata data chissà quale informazione, quindi sì, secondo me un 8,75 ci può stare, ma non gli darei 9. Non gli darei 9 a sto episodio, sinceramente. 8,62, insomma. Vabbè, considerando che allo scorso episodio avete dato un 8,67, e sì, ci può stare un 8,5. Ci può stare un 8,5, dai. Non so sinceramente dove piazzare questa ending qua. Mi è piaciuta, ma non a livelli clamorosi. Fammela risentire, fammela risentire. Ah, è decisamente figa. Allora, così su due piedi, tra la A e la S. Vabbè, dai, diamogli la A. Diamogli sta A. A Violence. In realtà Dogland l'ho risentita e posso dirvi che non è male come canzone, però non so se è così bella da metterla in A. Forse sì, ci potrebbe stare una cosa del genere. Anche Dogland la mettiamo in A. Sì, forse sì, dai, forse sì. Non so, il drop è letteralmente la base, è vero, purtroppo il drop non è un drop. Infatti per questo la S secondo me è un po' troppo, però la A va bene, dai, la A va bene per Violence. Dovrò sentire la full, perché alla fine è la full quella che ti fa capire se è valida oppure no come canzone. Buonasera, buonasera, Buonasera. buonasera. Alla fine devo dire che la tua ipotesi che sarebbero stati episodi tranquilli è andata a farsi fottere praticamente perché. Cioè, oddio, io più o meno in realtà io. Allora, mi aspettavo l'unica cosa di diverso è che pensavo ci fosse soltanto un colpo di scena alla fine di questa. Cioè, pensavo fosse tutta parlata la puntata e poi un colpo di scena alla fine. Invece, c'è la parte parlata, però c'è anche la parte d'azione. E vabbè, la puntata, ti ripeto, la seconda parte la possiamo ridurre all'osso. C'è questo scontro, loro che vanno in questo palazzo dove li stanno attendendo. L'altra fazione vuole ammazzare Denji e anche qui ci viene quindi confermato che in qualche modo può morire Denji. Se ci pigli il cuore, muore. Allora, secondo me non è tanto che lo vogliono ammazzare, è che gli vogliono rubare il cuore. Cioè, Gli rubano quindi il sì. cuore, lo rinchiudono, è come se fosse morto, quindi. Sì, che poi in realtà noi non sappiamo come Denji, cioè per adesso come faccia a ricucirsi e tutto quanto, può essere che semplicemente si riattacca l'arto, perché negli scorsi episodi già ha perso delle parti del corpo, può essere che o si riattacca l'arto e si rigenera, perché? Oppure, come ha detto Makima, penso ci avrei fatto caso, che ha detto quando ha parlato con i mafiosi che nella pubblica sicurezza c'è qualcuno in grado di far riattaccare gli occhi, potrebbe essere che c'è una persona che Pure lì, fa esatto. Ma rigenerare sono Denji. tante informazioncine qui e lì che sono particolari. Diavolo Vabbè, futuro, Diavolo, che ne pensi? simpaticissimo, mi piace un sacco. Mio marito, non me l'aspettavo. Ed è altra informazione. Nella scorsa puntata all'inizio scopriamo 2 anni di vita, dai. Mo scopriamo, muore malissimo. Bello, Esatto. Allora, bellissima questa cosa. sai che secondo me è interessante come cosa? Cioè, da una parte a me È piace uno un botto come spoiler. personalità, il Diavolo Spoiler, Futuro, sì. però forse mi aspettavo che gli avrebbe conferito un potere un po' più forte. Cioè, per adesso l'unica cosa che sappiamo è che tramite l'occhio può vedere il futuro, non sappiamo nemmeno di quanto avanti nel futuro, forse pochi secondi, però forse mi aspettavo qualcosa di più forte. E, secondo te perché gli ha proposto questo patto qui? Cioè di entrare nell'occhio? Detto, è proprio quello che ha detto. L'ha detto proprio il diavolo, l'ha detto. Perché tanto morirai malissimo, non ha senso che ti dia altri problemi. Tanto già stai inguaiato. Ah, ok, no, Questo io più che altro ho pensato che gli ha fatto questo patto perché voleva vedere lui stesso la morte. Cioè, magari essendo comunque un diavolo che, come abbiamo visto, godono nelle disgrazie, nella sofferenza altrui, forse voleva assistere in prima persona alla morte di Aki. era ovvio, secondo me, l'abbiamo già detto nella scorsa puntata, che Aki non sarebbe morto per i 2 anni, ma prima, perché devono fare un colpo di scena. Però, particolare il fatto che invece qui ci vengano proprio a dire subito: sì, infatti, lui non muore per i 2 anni, lui morirà malissimo per qualche ragione, durante magari lo trucida, non lo so. E Però è Aki non l'ha voluto nemmeno particolare. sapere come morirà. Esatto, Perché non ci vogliono spoilerare, perché deve fare il figo che non ci vuole sapere, non dobbiamo sapere come. esatto. Lo Ma più che spettatore. altro, secondo te, quando il diavolo ha detto morirai nel modo peggiore possibile, si riferisce, perché secondo me è una cosa importante, si riferisce al modo peggiore possibile in generale, quindi una morte atroce tra mille sofferenze, o al modo peggiore possibile per Aki, dal punto di vista di Aki? Tutte e due, principalmente per un dolore fisico, io Ok, tu immagino. immagini più un dolore fisico che una cosa che proprio. No, perché, sinceramente, quando gli ha detto questa cosa, essendo che già nello scorso episodio, se ti ricordi, avevo provato a tirar fuori un'ipotesi su cosa poteva succedere ad Aki,
Adesso che abbiamo avuto la conferma che morirà nel modo peggiore possibile, allora, se fosse una cosa fisica, ti direi, vabbè, sì, una cosa proprio atroce, non riesco nemmeno a immaginarmi cosa potrebbe essere, tipo Ma io sai schiacciato, perché ho immaginato che ci sia tagliozzato, una non lo roba so. brutta? È troppo. Però immagino una roba brutta perché comunque mi dicono che Chainsaw Man Magari fa cose mangiato. assurde e c'era cose assurde per cui me l'aspetterei una. Io però penso, come dici tu, un po' misto, no? Un po' misto. Mentre se fosse questa cosa della morte peggiore possibile dal punto di vista di Aki, ma lo sai che io continuo a pensare che potrebbe c'entrare Makima? Cioè, continuo a pensare che forse la morte peggiore possibile potrebbe rivelarsi Aki che scopre che Makima, Aki che scopre che Makima, mentre muore, che scopre che Makima l'ha traditi, tipo. Una cosa del genere. Cioè, secondo me Però ci io rimarrebbe malissimo. mi immaginavo che lui restasse fino alla fine, perché se tu mi dici una cosa del genere vuol dire che lui crepa prima del finale, capito? E vabbè, Perché oddio, io per finale comunque intendo la prima stagione, quindi altri 12 episodi, sì, ovviamente. però vuol dire se questa cosa è vera, visto che noi ipotizziamo che Ah, Makima sia il sì. villain finale, significa che lui morirà appena lo scopre e quindi poi ci sarà tutto l'arco finale senza di lui, dove devono ammazzare Makima per dire. Oddio, ecco, questo non lo so, questo non lo so, però sì, cioè, se mi dovessi immaginare quale potrebbe essere la morte peggiore possibile in questa situazione, a Aki gli è rimasta solo Makima come persona a cui vuole bene, perché come abbiamo visto di Denji No, Pa... dai, E chi? dai, Denji Power dai, non gliene frega molto da quanto ho dai, visto. piccolini, no. Ma... Dai, secondo me ma un po' ci tiene, dai, un po' ci secondo me tiene. molto poco. Ma perché quello è un freddo apatico di merda, però secondo Cioè... me sotto sotto, dai, Capito? sotto Anche da quello che sotto. abbiamo visto in questo episodio, minuto 14 e 50, Aki li vede da lontano, manco li sa, cioè no, non va nemmeno da loro, proprio li osserva e se ne va. Eh sì, perché c'ha questa Boh. cosa in testa adesso, però sono sicuro che magari dopo la cioè nella prossima parte di stagione vedremo, visto che si ritranquillizzerà la situazione sicuramente dopo quello che vedremo nel prossimo episodio, ci saranno conseguenze, bla bla bla, però poi si tranquillizzerà, deduco, per un po', per qualche episodio, tipo i primi della prossima parte, e penso che lì vedremo di nuovo loro in una situazione di vita quotidiana in cui un pochettino si riavvicinano, no? Sì, Anche però. perché ti ricordo che Denji, no, io dico magari adesso ok, però sicuro nel corso della storia lui avrà di nuovo un affetto verso loro, sono abbastanza No, no, sicuro. quello non lo metto in dubbio, però, cioè, nella situazione attuale, da quello che ho visto, gli è rimasta solo Makima. Cioè, dopo che è morta Himeno, di persone verso le quali prova realmente affetto Makima, Denji e Power, in realtà non so proprio come li considera, se li considera degli Sì, amici, cioè, non però lo so. è particolare, però comunque mi sa di, cioè lui comunque segue quello stereotipo di personaggio freddo e spietato però che c'ha il sotto sotto il suo lato molto umano, capito? Mi Carini. sa più di sua personalità questo. Però vabbè, diciamo che per ora diciamo che va bene così. Comunque, Aspettiamo i suoi sviluppi. parlando di altre Sì. cose importanti nell'episodio, se andiamo, ecco, ci sarebbe la conversazione tra Kishibe e Makima, in cui scopriamo che Kishibe sa di come si comporta Makima, la E tra conosce. l'altro io ho fatto notare una cosa qui in live, che c'è una frase in particolare che mi ha fatto nuovamente pensare al fatto che lei possa essere un diavolo e non un Eh sì, umano. sei Perché dalla lui parte dice degli fin umani. quando. Quindi l'hai pensata come me. Sì, sì, Sembra sì. più una frase di una persona che dice: ok, tu ora sei dalla parte degli umani, ma non sei umana, vero? Però mo, Però cerchiamo di pensarla conosce. in maniera differente. Se Makima non fosse né un diavolo né un umano, che Io l'ho potrebbe già essere? pensato. E appunto, capito? È una cosa mai detta. Che ne so, mezzo Majin, Però mezzo Majin mezzo. sarebbe come Power. È un po' particolare, cioè, perché attualmente non sappiamo. Cioè, secondo me è un diavolo. Cioè, adesso, se adesso dovessi scommettere, considerate le informazioni che ci hanno dato e considerata questa conversazione con Kishibe in cui gli ha detto finché sei dalla parte degli umani non ti metterò i bastoni tra le ruote, penso sia un diavolo. Non ho altre... O comunque o un diavolo o un Majin. Comunque per forza di cose è una cosa che c'entra con i diavoli. Alternative non ce ne sono perché non ci sono state presentate. Cioè, in questo mondo sappiamo che Lo esistono so. gli umani, i diavoli e i semi diavoli, quelli I metà semi. umano, metà diavolo. Non sappiamo altro. Sì. Quindi magari è Dio. È un No, dio, una no, divinità. no, 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 no. ovviamente Però, no. ecco, a proposito di Makima, nella parte di lei che va da questi della mafia, della Yakuza, capiamo, cioè penso ci venga un po' chiarito, e me l'hanno fatto anche capire i ragazzi qua in chat, il fatto che comunque non è così forte come sembrava il suo potere, nel senso che ha bisogno dei nomi e i nomi non li capisce da sé. Sì, se Quindi li deve ha far bisogno dire. sempre che li deve sempre sapere. Il volto no, quindi non gli serve il volto, questo è chiaro, quindi non è Death Note. Però i nomi gli bastano.
E oltre ai nomi, cioè lei era andata da questi qua per farsi dare i nomi del diavolo pistola, così che poi li avrebbe uccisi a distanza, come ha già fatto. E deduco, abbiamo dedotto che poi quando lei è uscita dalla casa aveva ammazzato tutti quanti per sacrificarli, giusto? Perché abbiamo detto che lei quando usa questo potere deve sacrificare qualcuno. Allora, Cioè sacrifica tutti possibile. quelli nella casa. Sì, forse non ha sacrificato solo il boss, però gli altri potrebbe, sì, gli altri Ah, potrebbe averli sacrificati. perché il boss no? No, che ne so, magari perché se lo voleva tenere buono, perché gli può dare informazioni, non lo so sinceramente. Però secondo me la cosa più interessante che abbiamo scoperto è che lei non uccide solo spiaccicando, cioè adesso abbiamo scoperto che il suo potere di uccidere le persone può Pure avvenire in molto più vari modi. In tranquillo questo adesso. caso, tipo, non so se gli ha fatto tipo esplodere il cuore o un'emorragia, un qualcosa di strano. Sì. Ma più che altro mi chiedo, ma perché dovrebbe esistere un diavolo angelo? Le persone hanno paura degli angeli? Chainsaw Man, Sì, nel senso, cioè, mi pazzo. sembra una cosa strana per la quale aver paura. Cioè, ci sta violenza, squalo, ragno, angelo. Cioè, l'angelo, boh, un po' strano che uno ci abbia paura degli angeli, però Io vabbè. vedo che in chat da me piace questo diavolo Magari più angelo. un angelo della morte. I satanisti. Sì, vabbè, ma nel senso, cioè, se è per questo, allora ognuno può aver paura di una cosa diversa e quindi esiste un diavolo corrispondente a quella cosa. Non penso. Quindi io mi immaginavo che i diavoli esistessero in base alle cose che creano più paura. Tipo, le pistole creano paura a molte persone, i ragni creano paura a molte persone, gli angeli no, Aspetta, ma aspetta. chi è che crea paura agli angeli? Capito, questa, ecco, vedi, quando cominci a toccare dei punti, io, quando uno va ad analizzare tutti i punti di tutti gli episodi, vengono altri dubbi. Sì, sono un po' avevo pensato a questa cosa, ma siamo sicuri che è l'unico motivo per cui nascono i diavoli questo? O era stato detto che era uno dei motivi? Ma è Ah, è perché vero, nei lui primi ha episodi. È trovato. vero, Cioè, lei ha nei detto. primi episodi c'era il diavolo uva o il diavolo pomodoro. È vero, quindi. Quindi. Capito? Penso sia uno dei motivi per cui forse i diavoli più forti nascono così, Ecco, però. pure secondo me. Cioè, in realtà a questo punto mi viene da pensare semplicemente che i diavoli possono essere di qualunque tipologia. I più forti generalmente sono quelli che incutono timore. O l'alternativa può essere che questo angelo non è un semplice angelo, ma è tipo un angelo caduto, un angelo della Ma morte. infatti mi sa di un Lucifero, credo, eh. Capito? Poi Una mi cosa un dicono, po' se i diavoli più. sono legati a quanto fa paura la cosa che rappresentano, provate a pensare quali siano i diavoli più importanti e forti. Più che altro, tornando a parlare del diavolo, tornando a parlare brevemente del diavolo futuro che si trova nel suo occhio, a me piacerebbe tanto se diventa. Dato che il diavolo futuro comunque sembra un personaggio interessante che ha appunto un carattere figo, mi piacerebbe se diventasse una sorta di tipo un famiglio, comunque tipo in quegli anime in cui ci sono i protagonisti insieme a un essere che lo Una sorta accompagna per di tutto il family, tempo, il diavolo tipo un futuro. essere. Con Aki. È perché abbiamo visto che gli Tipo. parla, quindi magari potrebbe. Hai capito? Una cosa di questo Come Mob tipo. Psycho, come Mob Psycho. È tipo fossette. Tipo fossette di Mob Psycho. E mi piacerebbe una cosa del genere. Marito. Se. Mio marito, Eh? Se ci sì. portassimo avanti il diavolo futuro insieme ad Aki, tipo come se fosse la sua spalla. Come se fosse, sì, la spalla di Aki. Sarebbe figo, sarebbe molto figo. Mentre, per finire, ma tu che ne pensi di sta cosa del diavolo serpente? Cioè, che cazzo è successo col diavolo fantasma? Che ha fatto? Aspetta, dove? Quando? E il finale? Il diavolo serpente ha sputato il diavolo fantasma e adesso comanda il diavolo fantasma. Come ha fatto? Aspetta. Ah, vabbè. A parte che noi avevamo visto che l'aveva Semplicemente. ucciso, cioè gli Sì, aveva tagliato la testa e mangiato. poi sputata. Mangiato. Non l'ha mangiato. Io mi ricordo, gli ha staccato la testa, poi lei ha fatto ritornare il diavolo serpente e abbiamo visto la testa che stava tipo in aria e è caduta a terra e poi tipo è svanita. Quindi io pensavo che il diavolo fantasma fosse morto. Rivederlo adesso ho detto, what? Vabbè, è stato preso il potere. Io in realtà non ricordo precisamente come, ma ricordo che le sequenze che avevamo visto in quella puntata mi avevano fatto dedurre una cosa simile. Quindi, in qualche modo, cioè, che lei gli avesse fatto qualcosa che avrebbe portato dentro di sé quel potere. Non mi ricordo se è stato detto, se è stato mostrato, però non mi ha stupito questa cosa perché me l'aspettavo. Ok, cioè secondo te è più che il serpente ha rubato il potere del diavolo fantasma che lei magari ha stretto il patto col diavolo fantasma? La ragazza? No, secondo me è più rubato, lo sai, cioè, Rubato. infatti, perché qualcuno mi dice gli ha mangiato il corpo, la testa invece è in aria, però il corpo l'aveva mangiato, cioè c'era proprio quella scena in cui l'ha mangiato. Quindi ha tipo replicato in qualche modo, non lo so. Secondo me sì, però vabbè, ce lo diranno, questo sicuramente ce lo diranno. Mentre ultima cosa, proprio ultimissima, perché mi pare che tutte le informazioni le abbiamo dette, verso il minuto 7, quando la tizia con i capelli biondi parla con il diavolo katana, che lo chiamano Samurai Man, come cavolo lo chiamano, Sì. ha detto: non ti devi preoccupare che tu sei immortale al vicecapo. No, no, non ha detto sei immortale, gli ha detto: non ti preoccupare, tanto male che va, resusciti. Gli ha detto questa cosa proprio. Sì, il diavolo katana. Ecco, Ah, infatti ha detto: non dovete certo. preoccuparvi, il No, vostro non avevo capito vicecapo perché. Perché io già l'ho tornerebbe in notato. vita.
il diavolo katana è Denji, cioè c'è lo stesso contratto identico, cioè il potere è una specie di Pochita, ha preso, cioè il diavolo con cui ha fatto il patto è uno come Pochita. Sì, sì, è la stessa cosa che penso anche io. Cioè, pensato perché già ci somigliava quando l'abbiamo visto per la prima volta, il modo in cui si trasformava, che ci cambiavano le parti, gli arti, capì? Somigliava un po' a Denji. Quindi è immortale come Denji, semplicemente. Sì. Se ci prendi il cuore, però, può essere che... Ah, è vero. Parlando di diavoli più potenti, la cosa che fa più paura è la paura stessa. Quindi il diavolo paura potrebbe essere pure un diavolo molto... generico, però. O il diavolo buio. Il diavolo buio... Non lo so, comunque ci sono molti diavoli. Il diavolo oscurità, il diavolo... che avevamo detto, il diavolo morte. Secondo me li vedremo prima o poi, li vedremo.